Paralimpiadi proprio per quanto riguarda le Paralimpiadi di Pechino 2022, i giochi invernali, l'Ucraina va letteralmente a sorprendere tutti, nessuno escluso. Qualcuno vi si potrà chiedere che in che senso, cosa intendi effettivamente parlando, caro narratore. Bene, la risposta è presto data. Infatti ben tre medaglie d'oro giungono proprio nelle mani dell'Ucraina, oltre ai tre argenti e addirittura un bronzo che la vanno a proiettare letteralmente nel primo posto del medagliere. I successi sono arrivati nel biathlon con Grigori Wojciechowski che nella 6 km in piedi nella 6 km di disabilità visiva con Oksana Shishikova tra le donne e Vitaly Lukashenko tra gli uomini davanti a ben due ucraini che sono rispettivamente Oleks Sandr Kasik, argento, e Dmitrio Sugliarco, che è bronzo. È un'edizione, diciamo così, illustrata tutta dall'invasione di questo maledetto paese che è la Russia nei confronti proprio dell'Ucraina da parte di Sua Maestà Vladimir Putin. Vi ringrazio per l'ascolto. È un miracolo se a queste Paralimpiadi di Pechino 2022 la Russia, o meglio l'Ucraina, abbia ottenuto un risultato del genere anche sulla base di quello che purtroppo l'Ucraina stessa sta attraversando ed è una situazione molto molto negativa, quindi ostica. Il video termina qua, iscrivetevi al mio canale di YouTube, narratore da commentare, ciao a tutti, al prossimo video.